Ciao amici e amiche, un piccolo video, spero finale, dell'ultima parte della seconda pista. Materiali per letti di... Anche tu sei tra quei video. Scusate, è partito il telefono così, dal nulla. Allora, che cosa devo fare? Allora, mi parte il telefono così. Devo metterli. Ah, con una gru, con la gru, con la gru. Andiamo immediatamente a prendere la gru. Mi piace gru. Allora, sali. Tu, mi piace gru. Ah, è qua proprio. Ah. Ok, allora. Ecco, siamo qui, Ho praticamente mandato a casa tutte tutto. Che bruttino che è sto asfalto, ma non era così brutto. Sembra proprio brutto. Ok. Apriamo. Stiamo finendo la pista DLC dell'aeroporto. Vediamo se riusciamo a vedere da dentro, che la gru è molto bella, però non si riesce a manovrare, sinceramente. Faccio una fatica a manovrare. Vai avanti. Ok. Bam! Vediamo se riusciamo a... Ok. Perché man mano che vai indietro cala anche chiaramente la corda. Così proprio, le mettiamo come pedine di scacchi. Mi piace. A cavolino. Bam. Subito dopo continuerò a fare il parcheggio, quindi non perdete nessun video di Marco Drums e di Construction Simulator. Bam, così proprio. Senza senso, mi piace. Not sense. Perfetto. Ci mette davvero tantissimo tempo, a uscire il braccio. Poi sinceramente non è che si vede benissimo di qua, eh? Però riusciamo a farlo tutto senza neanche alzare la... Senza neanche alzare la... il braccio principale, soltanto alzando e abbassando le catene, le corde.
Sì, qui lo voglio proprio mettere lì. Ah, effettivamente sono troppo distante, non si riesce a vedere nulla. Infatti nella realtà, se è così distante, come fanno a vedere i gruisti? Dovrei fare anche un tutorial per i gruisti. Ci sta, il tutorial per le gru. No, non è male sta Sani, devo dire la verità. Chiaramente non si sta parlando di realtà, si sta parlando di macchine in game. E la Sani davvero è ottima, un ottimo mezzo di costruzione da gaming. Credo che comunque sia una delle marche cinesi che va forte in Cina, c'è una motivazione, eh? Tra l'altro ho visto un video su una piattaforma in streaming della costruzione proprio degli escavatori Sani e la fabbrica è tanta roba, eh? Ci saranno tutte, sì, credo proprio di sì. Vedete quanto tempo ci mette il braccio a stendersi, eh? Parte che siamo distanti, quindi probabilmente anche per quello un po', eh? Le corde vanno giù belle veloci. Ok. Dai che ne mancano qua 5. 5 lastre e amici e amiche mie, abbiamo finito le opere della seconda pista. Non so se poi è la seconda o se è sempre questa pista qua che l'abbiamo fatta in due pezzi. Vabbè, io ho scritto seconda nel titolo perché è la seconda pista che faccio. In aeroporto, eh? Tutti i link li trovate nella playlist Construction. Ci sono centinaia di video, ci sono anche quelli di SnowRunner, eh? Ok. Ne mancano tre amici e Bam. L'ultima.
Perfetto. Insomma, vediamo quanto era lunga, scusa. Che poi non è che ci mette poco, eh. Ah, devo andare fino qui. Oddio, oddio. Vediamo quanto si strae tutta. Secondo me è bella lunga, eh. Oh là là. Tanta roba. Ok, dai, mettiamola dentro. Ok. Vediamo se mi fa vedere un po' da vicino. Così riesco almeno a mettermi giusto. Bam! Andiamo via e finiamo il lavoro. Bellissimi sti mezzi. Che ruotano tantissime ruote allora. Vediamo quanti fa. Adesso dobbiamo parlare con l'impresario che ci ha dato il lavoro e ci paga. Grande impresario! Well, look at this. It's amazing how accurately you've done this. My parents tried everything to create at least a small gravel runway, but we simply couldn't afford the materials for such a huge solid runway. Man, I can still feel the rumbling takeoffs and landings now. Nevertheless, I think it would have made them happy to see that things are evolving so well around here. I'll see you later. E vai. La pista completata. Bella. Nell'ultima si vede bene. Allora, andiamo a portare il mezzo alla nostra house e ci vediamo, amici e amiche, al prossimo episodio. Mi raccomando di seguire Marco Drums Games, sempre social se volete. Ma l'importante è qua su YouTube. Voglio arrivare a 1000 iscritti, ragazzi. Così cominciamo a fare cose veramente toste. Gira pochissimo sta gru. Ha due, tre ruote che girano, due no. Cinque assi ha. Non riesco a capire dietro. Vediamo. Ha due. Ah no, tutte girano. Sì, tutte girano. Però vabbè, chiaramente il terzo e il quarto asse è poco, l'ultimo gira molto come il primo e il secondo un intermedio. Fatemi passare! Ragazzi, mi è venuto addosso lui! Dopo facciamo la constatazione amichevole, excuse me! Vediamo. Niente male, eh? Certo che questo gancio mega gigantesco davanti toglie un po' di visuale, devo essere sincero. Perdono, via! Attenzione! Scusate,
Scusatemi, devo andare a portare il mezzo in... Oh, cosa è successo? Scusate, devo andare a portare il mezzo, devo timbrare il cartellino e poi devo andare a fare la spesa con mia moglie. Immaginate un pazzo autista. Certo che sono su una gru, eh. Bam! Scusami. Ah, anche ribaltata, Marco. Sei riuscito a ribaltare una macchinina piccolina. Scusami, eh. C'è l'assicurazione. C'era un trofeo che bisognava fare una strada, un incarico senza commettere nessuna infrazione, nessun incidente, nessuna multa, nessun... È stata dura, devo dire la verità, perché questo gioco è bellissimo di tutto tranne proprio un simulativo nel guidare, però ci può andare anche tranquilli, eh? Perché alla fine abbiamo chissà quante tonnellate di gru sopra le nostre ruote. Bisogna andare piano, è vero Marco Drams, vai piano, perché è divertente andare in giro come pazzi con una gru. Oh, hai preso la multa? Poi comunque la gente ti taglia la strada, quindi già siamo in preventivo che anche la gente non è che guida benissimo. Allora portiamo il mezzo nel nostro capannone, nella nostra proprietà. Abbiamo comprato già due aziende in America, perché dopo il successo europeo, Marco Drams Costruzioni SPA, Marco Drams Scavi SPA, è andato anche a ampliarsi e aprire negli United States of America e negli USA, in America del Nord. Siamo in Michigan, no, in realtà non so dove siamo, saremo magari in Oklahoma, boh. E facciamo benza, bella lì, e parcheggiamo l'autoveicolo. Come vedete qua ci sono tutti i mezzi già pronti per lavorare. Vediamo se riusciamo a girare così veloce. Come gira veloce sta Sani. Ok. Amici e amiche mie, è stato un vero piacere finire con voi la pista. Eccola che si vede Marco Drams Scavi, bellissimo. Scavi America. È stato un vero piacere finire la pista con voi. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao amici e amiche, mi raccomando, iscrivetevi. Ciao.